La nostra seconda giornata nella città di Torino si apre con l'immancabile colazione al Bicerin, locale storico della città dove è possibile assaggiare la tipica bevanda a base di cioccolato, latte e caffè. Il Bicerin, appunto. Si tratta di una sosta breve però, perché Turismo Torino ci ha prenotato l'ingresso al Palazzo Reale. Il Palazzo Reale di Torino è la prima e più importante tra le residenze sabaude in Piemonte, teatro della politica del Regno Sabaudo per almeno tre secoli. Rappresenta il cuore della corte sabauda, simbolo del potere della dinastia. Guarini, Alfieri, Palagi sono solo alcuni degli artisti che diedero il loro contributo artistico alla creazione dello sfarzoso palazzo dove la famiglia sabauda abitò fino al 1865. Nel 1946, con la fine della monarchia, l'edificio venne quasi totalmente abbandonato e molte delle sue sale furono sigillate. Oggi fortunatamente sono state quasi tutte riaperte e tra tutte ce n'è una che più di tutte ci ha colpito, la sala dell'armeria. Straordinaria è la sala da pranzo, voluta dal re nel 1837. Gli architetti hanno unito due ambienti diversi per creare un unico salone. Al centro possiamo ammirare un grande tavolo ovale apparecchiato con porcellane, argenteria e bicchieri di cristallo. Proseguendo l'esplorazione del Palazzo Reale, ci imbattiamo nella famosa Cappella della Sindone, realizzata dal Guarini nel 1611. E per concludere in bellezza, ci concediamo una bella passeggiata per i Giardini Reali. Ragazzi, allora, siamo appena usciti dal Palazzo Reale. Inutile dirvi quanta magnificenza abbiamo visto lì dentro, quanta bellezza, viene ricalcata tutta la storia della dinastia Savoia. Curiosità è che il Palazzo Reale è patrimonio dell'UNESCO dal 1997 e una volta terminato il tour avrete la possibilità di visitare anche i Giardini Reali e di godervi un po' di questo caldo sole. Allora ragazzi, come vedete dietro a me c'è il Palazzo Reale che si trova a Piazza del Castello e in contrapposizione alla magnificenza della dinastia Savoia sorge questo qua, questo brobio qui, voluta da Mussolini come sfida al potere regio. Infatti questa è molto più alta rispetto anche alla cupola che c'è qui nel palazzo Reale e doveva simboleggiare semplicemente la forza del fascismo che era superiore rispetto a quella di Savoia. Che bellezza, che bello. Epic fail, racconta. Abbiamo girato tutta Torino perché non la trovavamo per vedere casa Scaccabarozzi e questo è il risultato. Bellissimo, però ci puoi vedere di questo castello. Camminando per la città incontrerete sicuramente Porta Palatina, uno degli esempi meglio conservati di porta urbica edificata all'inizio della nostra era. Camminando per il corso principale di Torino non potete che imbattervi al Palazzo Carignano. Stiamo parlando di un edificio storico situato al centro di Torino ed è considerato da sempre uno dei più pregevoli esempi di barocco europeo. Il palazzo, legato in particolar modo alla storia risorgimentale italiana, fu destinato inizialmente ad ospitare il primo Parlamento subalpino, poi il Consiglio di Stato.
siete in Piazza Castello non potete che passare da Cristoforo Colombo e toccare il suo mignolo. Dicono che porti bene, io non è che credo tanto a queste cose, ma nell'incertezza. Ciao Cristoforo. Superstizione a parte, questo weekend a Torino volge al termine. Il sole scende dolcemente sulla città, ma prima di salutarla ci godiamo le ultime bellezze, come ad esempio il Duomo con la Sacra Sindone, precedentemente esposta nella Cappella del Guarini, ed è proprio dalla Sindone che voglio partire per raccontarvi una curiosità della città. Sapevate che esiste una Torino esoterica? Torino è stata sempre legata a leggende esoteriche riguardanti la magia bianca e nera, tanto da essere chiamata la città magica. E la città è disseminata di indizi magici, come ad esempio in via Lascaris si trovano delle fessure a forma di occhi. Negli anni si è diffusa la credenza che si tratti degli occhi del diavolo e che quindi questo sia un luogo ricco di cariche negative. La stessa mole antonelliana, che secondo gli esperti è una sorta di enorme antenna che tende al cielo e irradia energia positiva. Oppure all'interno della chiesa di San Lorenzo, se si alza lo sguardo, si possono notare 8 finestre ellittiche. Non notate nulla? Se osservate meglio si intravedono dei volti inquietanti e con fattezze quasi diaboliche. Insomma, Torino è una città dai mille volti, polo dell'innovazione, città di arte e cultura, importante punto di riferimento per l'industria, antica capitale sabauda e culla del risorgimento. Alcune cose non siamo riusciti a vederle e questo sarà un buon motivo per tornare. Spero che il video vi sia stato utile, se così fosse fatemelo sapere nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video e forza Juve!